Questo è un video molto cruento, in stile Christian l'arrogante, perché dirò la verità. Quindi, nel caso in cui la verità non ti piaccia e preferisci vivere grazie al sostentamento delle tue convinzioni, ti invito a skippare tutto. Ci sono dei momenti in cui la chat tra te e la ragazza di turno può subire dei colpi di aria gelida. Questi momenti di gelo fanno scemare il tuo sex appeal agli occhi della ragazza. Vediamo quali sono questi momenti e perché non sono funzionali. Sbagli i verbi o la grammatica. La situazione in giro è allarmante. Ci sono molti ragazzi che ogni tanto sbagliano i verbi o i pronomi personali con funzione di complemento. Ad esempio, usano gli al posto di le, ignorando la differenza tra maschile e femminile. Sono errori davvero molto frequenti. Oppure alcuni scrivono qual è con l'apostrofo. Di fronte a questa scarsa capacità di elaborare correttamente il testo scritto, il tuo sex appeal crolla inesorabilmente agli occhi di una donna, perché lei penserà: questo ragazzo, se diventasse il mio uomo, non sarebbe nemmeno in grado di insegnare l'italiano ai miei figli. Per carità! Inondi la ragazza di complimenti. Uno dei miei primissimi studenti, risalente all'anno 2014, aveva questo problema. Appena entrava in contatto con una ragazza, la sommergeva di complimenti. Iniziava con "sei bellissima", proseguiva con "sei stupenda" e insisteva con "sei magnifica". La chat praticamente non decollava perché non c'erano argomentazioni in grado di innescare una conversazione. Bensì c'era una lista di complimenti che faceva percepire il ragazzo come disperato e dotato di poca intelligenza sociale. Chiedi a lei dove andare al primo appuntamento. Ma io non sono del posto, non so dove andare. Ragazzi, sveglia! Dovete dimostrare di essere scaltri e intraprendenti. Se chiedete alla ragazza dove andare al primo appuntamento, fate la figura di un uomo che non sa nemmeno trovare un posto dove andare a bere un drink o mangiare una pizza. Avete TripAdvisor, che è pieno di ristoranti e locali, con le varie valutazioni degli utenti che ci sono già stati. Avete Instagram, che vi permette di vedere le foto degli interni. Avete Google Maps, che vi dice quanto sono lontani i vari luoghi. Cioè, ragazzi, se nel 2023 non siete in grado di trovare un posto in cui portare una ragazza, l'unica donna con la quale potete uscire è la vostra badante. Ovviamente, quando andate a pagare il conto al ristorante o dove che sia, non fate vedere che avete la PostePay.